si può dire che è un giorno storico. No, un momento che aspettavamo da tanto tempo. Tutta la comunità di Carola d'Ossola da tempo aspettava che qualcuno prendesse delle decisioni, che sono state prese qualche anno fa da noi, sulla vecchia struttura dell'ex palazzetto. Noi questa scelta l'abbiamo presa e l'abbiamo portata a casa, non nascondo, con tanta fatica, tanto impegno da parte di tutti. Un progetto economicamente costato quanto? Allora, l'importo dei lavori è di questa struttura sono 3 milioni, poi ovviamente sono degli oneri riflessi, ad esempio 1,4 milioni di quei circa 2,8 milioni che è il costo della struttura devono essere finanziati, quindi devono essere riattualizzati con gli interessi, vengono pagati in 22 anni. Poi ci sono dei costi accessori come i collaudi, le manutenzioni, le stratigrafie termiche, tutta una serie di interventi che servono a certificare la scuola. Lei oggi ha detto una struttura tecnologicamente avanzata, molto moderna, fin nei colori, ma che ha già dato dei risultati a livello di produzione di energia, perché è un complesso dotato di fotovoltaico. Questa è una struttura, non so se ci sono altre in provincia, è una struttura che è completamente priva di alimentazione a gas, nel senso non ci sono caldaie a combustione, ma solo pompe di calore alimentate dalla rete ovviamente, ma anche da pannelli fotovoltaici. Abbiamo 50 kW di pannelli fotovoltaici installati sul tetto e questo comporta, abbiamo comportato nei 3 mesi estivi una produzione di circa 13.500 kWh.